Allora abbiamo la cartografa che sta sbacchettando non si sa cosa. È lui il cartografo, ragazzi. Sì, la cartografa oggi è un drago, state attenti. Ecco, mi raccomando, non farvi incendiare al Dracarys. Il lupo siberiano dove dormiva stanotte? Vadi fashion, vadi, vadi. Il lago di Bryce, Bragservilse in tedesco, è un piccolo lago alpino a 1496 metri di altitudine. Il lago giace ai piedi dell'imponente parete rocciosa della Crota del Becco. Signorici, lei che l'ha già visto, ha qualche recensione da fare? Ah, dunque le mie recensioni non valgono, sono le sue che conosco. Signorina Elena, allora prime impressioni? Bellissimo, consigli? Sì. Una parola per descriverlo? Stupendo. Allora, qui abbiamo anche un famoso giornalista sportivo. Sì, certo. Che è stato qua all'esordio nel gruppo. All'esordio nel gruppo, ma che è stato qua anche quest'estate. Esatto. Hai notato qualche differenza? Ma il clima sì, la gente no, uguale. C'è stesso numero di persone agosto, dicembre, sì, novembre. Sì, sì. La cartografa che sta studiando il paesaggio. Il nome italiano Lago di Bryce è del 1940, mentre nel primo prontuario del 1923 compare ancora solamente come Bragservilse. L'appellativo di Field, selvaggio, è da ricondursi ai tempi dell'Ottocento, forse da ricollegare all'alpinismo che in quel periodo inizia a diventare un fenomeno di massa. Noi finalmente siamo arrivati all'altro versante. Le ragazze invece dato la paga a tutti, da buoni appassionati di Formula 1. Vedi? Esatto, perché le ragazze si sono lasciate Hamilton e Verstappen sono già qua. E a parte questo, le ragazze si sono fermate a fare i momenti foto, video, fashion, esatto, per i social. Le è bloccato lì e adesso noi facciamo volare il drone. Dal 2012 si tengono delle competizioni di curling sulla superficie ghiacciata del lago durante la stagione invernale. Non ti aspettavi questo stone balance qui in mezzo, è vero o no? Esattamente, non era minimamente preventivato. Allora, una cosa è chiara, qua al lago di Bryce c'è il campionato oppure il Guinness dei primati per quanto riguarda lo stone balance, perché come vedete qui, poi come vedete lì, come vedete lì e come vedete qui. Lo stone balance, pietre in equilibrio, è una forma di espressione artistica consistente nella realizzazione di composizioni fatte con pietre poste in equilibrio una sull'altra. La realtà è una sola, ci hanno lasciato indietro. Una sola. Ila, sei emozionata? Perché? C'è la salita, c'è una salita. Dietro chissà cosa dicono. C'è un silenzio sinistro dietro. What's up? What's up? Ma Vale non mi caga, parla solamente in tedesco, wie geht's dir? Wie geht's dir? Allora, ragazzi.
ragazzi, siamo qua al Lago di Braise. A che cosa non abbiamo potuto dire di no? Alla barchetta! Vedi? Al giro romantico. Voi con chi siete? Noi siamo da sole. Noi siamo da sole. Mamma mia! Perché la Vale rema. Io remo. E te invece guardi? Io guardo. Beh, lei piace guardare. Ah, sì, voyeur. Anche noi siamo da sole. Beh, questo no, è chiaro. È chiaro. Dove siamo, ragazzi? Siamo al Lago di Braise. Ma di preciso? Dentro al lago, quasi. No, sì, oggettivamente siamo dentro al lago, ma siamo sulla passerella. Un incitamento per Ramo. Ramo, non devi ridere, devi remare. Finché la barca va. Lasciala andare. Finché la barca va. Noi, tu rema. Eramo dritta così che le prendiamo. Dritta così che le prendiamo, poi affondano. Sei in, la, sei in onda, eh? Sei in onda. Franco? Franco? Ciao, Franco. Ciao mamma. Ciao. Allora Ila, voto, passeggiata easy, semplicissima, dislivello nullo. Un'oretta. Una roba così di scioltezza. La promuoviamo comunque. Si vuole fare una cosa relax, va bene. Invece giudizio maschile? Nessuna paura. Nessuna paura. No, vedi, ma lui è troppo duro. Puoi andare, dai il giudizio? 10 più. 10 più. Siamo sopravvissuti tutti, dai. A vostra. Il bombardino c'è, salutiamo. Belle lì. Ciao ragazzi. Ma